Muove primi passi nella casa di cura Saraffele di Sulmona il centro Tecno Algos, una struttura fortemente voluta dalla fondazione Isal dedicata alla ricerca e alla cura del dolore cronico presente nei pazienti neuromielolesi. Un importante presidio per la città e per il territorio per tenere sotto controllo il fenomeno ma soprattutto dare un aiuto concreto a questi pazienti. E l'ennesima dimostrazione del nostro impegno per dare sollievo a chi vive la propria esistenza sconvolta dal dolore, sottolinea il presidente nazionale dell'associazione Amici della Fondazione ISAL Gian Vincenzo D'Andrea, l'ex primario di rianimazione, chiedendo sostegno a questa attività con una donazione tramite versamento bancario il 5 per 1000 IRPEF alla dichiarazione dei redditi. Con un piccolo gesto di solidarietà ci aiuterai a raggiungere un grande risultato, acquistare nuove apparecchiature per la ricerca per curare meglio i malati, conclude D'Andrea.